Anticelli e diamo la parola alla redazione di Pianeta Oggi TV per le prime news. A te, Massimo. Sì, grazie Antonella, un saluto a tutti voi, un saluto circolare, dunque naturalmente i nostri gentili radioascoltatori. Sì, prendiamo un attimo la linea qui da Venezia per le prime news. Dunque sono due quelle in primo piano che passano in primo piano in tutte le principali testate italiane e non solo. E innanzitutto iniziamo dal Veneto, operazione dei carabinieri del ROS contro un gruppo secessionista accusato di aver messo in atto diverse iniziative anche violente per ottenere l'indipendenza del Veneto e di altre parti del territorio nazionale. 24 arresti in più regioni su richiesta della magistratura di Brescia. Tra gli indagati un leader del movimento dei Forconi e un ex parlamentare Franco Rocchetta, fondatore della Liga Veneta. La news prosegue, sono stati contestati i reati di associazione con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, fabbricazione e detenzione di armi da guerra, perquisiti altri 27 indagati, sequestrato un trattore trasformato in mezzo corazzato che avevano anche progettato la bocca di fuoco per sparare. Credo che abbiano fatto anche delle prove, ecco, su questo. Sentivo infatti anche in queste ultime ore dai vari notiziari nazionali. Poi abbiamo dunque la seconda news in primo piano, Cile. La presidente cilena, che ha visitato le zone colpite dal sisma, ha dichiarato lo stato di catastrofe e inviato militari e reparti di polizia per garantire la sicurezza. I danni effettivi del terremoto potranno essere valutati solo con il passare delle ore. Circa 300 detenute di un carcere in cui sono fuggite dopo il sisma, molti gli edifici danneggiati. La scossa principale è stata seguita da almeno 20 forti scosse. Nel 2010 un sisma di magnitudo 8.8 scatenò uno tsunami che causò oltre 500 morti e gravi danni nel Cile centrale. Ricordiamo che la scossa questa notte, intorno all'1:45 ora italiana, è stata di 8.3. Dunque, questo per quanto riguarda le prime notizie di questa trasmissione Spazio Aperto. Se ci saranno degli aggiornamenti, magari vi richiederò la linea durante il proseguo della trasmissione. Noi comunque ci sentiamo col cambio dell'ospite tra 30 minuti. La linea ora torna a Bari, prego. Grazie Massimo, grazie per le informazioni che ci passi sempre con molta puntualità. Allora, introduciamo il nostro ospite, ripeto, Carlo Monticelli, membro esecutivo nazionale LINC, Rete della Conoscenza, e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento. Buonasera Carlo, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Allora Carlo, quello dell'università è un tema che sicuramente appassiona tutti noi perché è come parlare un po' del nostro futuro, ma in effetti. La tua esperienza, non solo come studente, ma soprattutto come membro dell'esecutivo nazionale LINC, ti porta a dire che oggi il diritto allo studio è veramente a disposizione di tutti? È uguale per tutti? Sì, allora cominciamo da qui, dal diritto allo studio, che è sicuramente uno dei temi centrali nella nostra azione politica come LINC Coordinamento Universitario. Siamo, diciamo, tra le associazioni e le organizzazioni studentesche che sul diritto allo studio fanno delle vere e proprie battaglie politiche, di vertenza, ma anche di manifestazioni durante l'autunno. Il diritto allo studio negli ultimi anni, come il resto del sistema universitario, ha certamente subito dei forti tagli e dei forti scossoni, nel senso che solo 2 anni fa il governo Monti ha aumentato la tassa regionale degli studenti, ovvero il contributo che gli studenti devono pagare per contribuire alla formazione del diritto allo studio, però i fondi statali, i fondi del governo sono stati ridotti. Quindi abbiamo avuto negli ultimi anni una politica che ha, da una parte, chiesto agli studenti di contribuire maggiormente al funzionamento
il diritto allo studio, e dall'altra tagliava i fondi ministeriali e quindi impediva alle regioni di garantire una copertura totale delle borse di studio. In Puglia, come organizzazioni studentesche pugliesi, come le Link Pugliesi, dove la nostra organizzazione è presente in tutti e quattro, diciamo, compresa Taranto, la sede distaccata di Taranto, quindi in tutti, diciamo, le sedi universitarie pugliesi, siamo riusciti negli ultimi 2 anni, con una forte, diciamo, pressione mediatica e di manifestazioni nei confronti del governo Vendola e della regione Puglia, a ottenere un aumento dei fondi regionali pugliesi, riuscendo a raggiungere lo scorso anno, diciamo, quella che noi definiamo la miracolosa soglia del 100% di copertura, ovvero che lo scorso anno la regione Puglia è stata tra le pochissime regioni che è riuscita a coprire il 100% degli idonei alla borsa di studio, perché è riuscita a, diciamo, finanziato con dei fondi di bilancio, con maggiori fondi di bilancio, l'intervento, ma ha, diciamo, intelligentemente utilizzato i fondi europei per, diciamo, contribuire al funzionamento del diritto allo studio pugliese. Per questo motivo lo scorso anno siamo riusciti a ottenere una copertura del 100% delle borse di studio, e quest'anno la copertura, diciamo, sarà inferiore perché sono diminuiti i fondi governativi, però, diciamo, con un rimpinguamento che c'è stato a inizio settimana di 1,3 milioni di euro, la Regione Puglia ha garantito ulteriori fondi e ha permesso una copertura, diciamo, intorno al 70%-80% delle borse di studio. E, diciamo, in alcuni atenei per gli anni successivi, per esempio a Lecce siamo al 100% di copertura, o a Foggia e Taranto abbiamo il 100% di copertura. Abbiamo le coperture inferiori su Bari e sulle matricole dell'Unisalento. Di certo però è una forma di politica, quella della Regione Puglia, in controtendenza rispetto al resto, perché se guardiamo ad altre regioni, penso al caso più eclatante, la Regione Piemonte, in cui il governo Cota ha tagliato tutti i fondi del diritto allo studio, di fatto la Regione Piemonte, che era una regione, diciamo, più prospere dal punto di vista delle borse di studio e di diritto allo studio, perché ha assicurato per tanti anni il 100% di copertura e ha permesso a tanti studenti del sud anche di poter studiare in Piemonte, a Torino, al Politecnico, eccetera. Il governo Cota negli ultimi 2 anni ha tagliato sulle borse di studio e ha ridotto le borse di studio. Così come non siamo per niente, diciamo, soddisfatti dalla nomina di questo ministro, perché la Giannini, ministro Giannini, è un ministro che innanzitutto viene fa parte diciamo, quella classe di rettori che ormai si candida a governare interamente il MIUR, ma ha negli scorsi anni fatto chiaramente delle affermazioni, e le ha ripetute anche quest'anno, che vanno nel senso del finanziare non più le borse di studio ma i prestiti d'onore. I prestiti d'onore sono una forma opposta di diritto allo studio per quanto ci riguarda, in quanto il prestito d'onore prevede un prestito vero e proprio che lo studente ha dalle banche attraverso delle garanzie statali, che dovrà comunque restituire al termine degli studi. E riteniamo che la forma del prestito d'onore, tante volte citata dalla Giannini, sia, diciamo, sia già scoppiata la bolla speculativa dei prestiti onori in America, negli USA. In questi mesi sono usciti tanti articoli che parlano di questo, di come si esplose il debito americano sul diritto allo studio, sullo studio, per permettere ai studenti americani di andare all'università, e si vuole importare ancora queste forme fallimentari di finanziamento del diritto allo studio anche in Italia. Per questo motivo, diciamo, il ministro Giannini non fa spiegare niente di buono sul fronte del diritto allo studio. Carlo, sono Ugo Lombardi. Secondo te è vero che c'è una migrazione, anche se ci sono state, ci sono, come dicevi prima, dei limiti di natura anche economica, credo. C'è una migrazione dell'indotto culturale, soprattutto dal sud verso il nord, quindi un depauperamento delle strutture universitarie del sud, quindi con progressiva diminuzione del numero degli iscritti? Sì, già, di fatto la fuga ormai non avviene più solo dal sud al nord, come è avvenuta per tanti anni, perché, ripeto,
per tanti anni regioni come la Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana hanno assicurato anche il 100% di copertura del diritto allo studio. Adesso che queste regioni, anche queste regioni, stanno cominciando a fare qualche passo indietro o hanno tentennamenti di investimento del diritto allo studio, abbiamo un fenomeno in realtà in questa fase di crisi che è inverso, nel senso che tanti studenti non hanno più la possibilità economica di emigrare negli atenei del nord e quindi rimangono agli atenei del sud e si iscrivono agli atenei del sud, però contemporaneamente gli atenei del sud, diciamo, hanno perso molti fondi e quindi non assicurano più quella qualità di corsi di studio che potevano assicurare fino a qualche anno fa. Per questo abbiamo sì una migrazione dal sud al nord che esiste, che a quanto possiamo dire noi come Associazione Studentesca Nazionale riguarda ormai chi se lo può permettere, quindi il ceto medio-alto di poter emigrare al nord, e invece abbiamo un fenomeno per cui tanti studenti con redditi bassi non hanno la possibilità di emigrare al nord, rimangono al sud accettando, diciamo, di studiare all'università del sud, però diciamo con delle università del sud che sono ormai da 5 anni, 6 anni sotto attacco sia dal punto di vista dei finanziamenti sia dal punto di vista delle politiche generali del MIUR. Per questo è vero che c'è un'emigrazione, però stiamo avendo delle forme per cui la gente non può più andare via neanche, e quindi rimarrà e sta rimanendo negli atenei, diciamo, vicino casa. Questo ci consente di dire che gli universitari del nord usufruiscono di un servizio, si fa per dire, fra virgolette, di una qualità, diciamo, di istruzione diversa da quelli che rimangono al sud, o è uguale? Ma sul, diciamo, sul fronte proprio del diritto allo studio ci sono delle differenze sostanziali in termini di copertura, appunto delle borse di studio con differenti percentuali di copertura, e nei requisiti di accesso, nel senso che al nord ci sono requisiti di accesso in alcune regioni molto più alti di quelli delle regioni del sud. Quindi come sistema di diritto allo studio abbiamo un sistema di diritto allo studio che è nazionale, diciamo, con delle autonomie regionali che più o meno, diciamo, sono vicine anche come requisiti e copertura. Abbiamo invece delle profonde differenze nelle università, nel finanziamento e nella gestione dell'università. Io dal 2008 al 2013, come sappiamo, erano in vigore i famosi tagli, il taglio di 1,5 milioni di euro al sistema universitario, quelli decisi da Tremonti e la famosa finanziaria del 2008. Che si sono esauriti appunto nel 2013, ma sono di fatto stati confermati anche per il 2014 e 2015, nel senso che il fondo di finanziamento ordinario dell'università crescerà, ma crescerà solo di 150 milioni di euro nel prossimo anno. Per cui, diciamo, c'è stato un sottofinanziamento di 1,5 miliardi diciamo, il ministro Carrozza, nelle ultime atti che ha fatto, ha permesso di rimpinguare il fondo di 150 milioni. Il problema è questi soldi come vengono divisi tra le università, perché noi abbiamo delle profonde differenze tra università, perché questi soldi vengono divisi in base a una quota storica diciamo sul funzionamento dell'università, ma diciamo negli ultimi anni con la Gelmini, ma anche Profumo e la Carrozza hanno fatto lo stesso, e diciamo si è permesso di aumentare la quota premiale, cioè di fatto di permettere di dividere i finanziamenti statali in base a, diciamo, a dei parametri di didattica e di ricerca, ma che in realtà poi non hanno un riscontro reale, ma hanno un riscontro che è spesso comunque pilotato dal MIUR. Per questo i fondi tra l'università in questi 5 anni, se l'università, alcune università del nord hanno perso lo 0% o l'1% o il 2%, abbiamo delle del sud che hanno perso il 12%. L'Università del Salento ha perso il 9% dei fondi, cioè vuol dire comunque un taglio di circa 10 milioni di euro. Quindi, diciamo, sì, esistono delle differenze tra il nord e il sud dal punto di vista della qualità, ma in questo momento bisogna capire che per fare un discorso di qualità e di merito bisogna anche, diciamo, finanziarla, bisogna investire dei soldi, bisogna cambiare l'università, perché altrimenti avremo un sistema universitario che è vecchio e ancorato agli anni 90 o agli anni inizio 2000, che perde sempre più fondi e non riesce a rinnovarsi, o tanti atenei non riescono a rinnovarsi, e diciamo è l'unica strada che imporrà il MIUR sarà la chiusura,
la chiusura degli Atenei, l'accorpamento degli Atenei, la creazione degli Atenei, perché la strada su cui si sta andando è questa qui. In Puglia, fino a 2 anni fa, si parlava in maniera molto chiara che le università pugliesi si volessero federare e quindi che Università del Salento, Università di Bari, Università di Foggia si federassero in un'unica università e gestissero, per gestire corsi insieme, per rivedere l'offerta formativa e il funzionamento degli Atenei. Però di fatto questa è una spinta che viene proprio dal MIUR e dai diversi governi che sono accelerati a diciamo, sottofinanziare l'Atenei del Sud, mantenere più o meno costanti i fondi dell'Atenei del Nord e incentivare l'accorpamento o la chiusura di Atenei, specialmente del Sud Italia. Ma Carlo, in altre regioni d'Italia esistono già esperienze di questo genere, cioè di accorpamento delle varie università sul territorio? Sì, abbiamo il caso delle università di Reggio Emilia e di Modena che sono state, si sono fuse 5-6 anni fa però, cioè quindi diciamo, sono stati tra i primi, e si sono fuse e sono diventato un unico Ateneo, l'Ateneo di Reggio Emilia e Modena, per esempio. E quali sono i risultati di questa fusione? Cioè per lo studente qual è stato il vantaggio? Diciamo, dati empirici ne abbiamo diciamo, su quell'Ateneo. Quello che possiamo dire è che diciamo, le fusioni, così come le federazioni, diciamo, hanno un senso se non diventano solo uno strumento per ridurre poi i corsi di laurea e le carte delle assunzioni, cioè si diventa un motivo per tagliare la spesa pubblica. C'è il discorso sull'università che noi intendiamo fare, è quello che se l'università viene vista solo come spesa pubblica da tagliare, quindi tramite tagli lineari iniziati da Tremonti e continuati dai governi successivi, non potremo mai reinventare un tipo di università diversa, anche perché ci viene detto spesso in questo paese le università sono tante, le università sono più di quante questo paese ne può ospitare, sono in sovrabbondanza rispetto al numero dei laureati che possiamo offrire, però ci dimentichiamo che l'Europa in Horizons 2020 chiede all'Italia di raggiungere il 40% dei laureati, cioè in teoria noi per stare ai tratti europei, come abbiamo fatto diligentemente su tanti altri tratti dell'economia, ci dovremmo adeguare ad avere una copertura dei laureati del 40%, e noi siamo fermi come Italia intorno al 12-15% di laureati, e quindi è evidente che non è un problema di eccesso di Atenei, eccesso di corsi di laurea, ma anzi c'è un bisogno ancora di più di studenti che si laureano e che possono però diciamo, avere dei percorsi all'università che poi non li porta a essere laureati con un pezzo di carta che non ha nessun significato, ma che le università diventino davvero degli hub in cui poter fare ricerca e poter fare innovazione per rilanciare anche l'occupazione giovanile e dell'occupazione giovanile in questo momento. Ecco, ma Carlo Monticelli, ma un ragazzo che si iscrive all'università, diciamo, viene condizionato nella sua scelta, oltre da quelli che sono gli interessi suoi personali, ma anche da quelle che limitano l'accesso attraverso il numero chiuso? Cioè, voglio dire, un programma nazionale, condiviso naturalmente anche da quelle che sono le esigenze nazionali e quindi anche condivise con quelle che sono le richieste europee, può prevedere per esempio che fra 10 anni ci sarà in Italia la necessità di avere un numero per esempio di ingegneri maggiore rispetto a quelli di architetto o altro? O la scelta viene sempre limitata dal numero chiuso, che non so in quale maniera fa programma? Allora, sul numero chiuso, diciamo, per rispondere alla domanda, sì, cioè, secondo me certamente uno studente quando sceglie dove matricolarsi lo sceglie anche rispetto alla presenza o meno del numero chiuso. Il numero chiuso, diciamo, lo ricordo, nel senso che abbiamo due tipi di numero chiuso, il numero chiuso nazionale, ovvero i corsi di laurea, medicina e chirurgia, architettura, professioni sanitarie, che sono i corsi di laurea per cui viene stabilito un numero chiuso a livello nazionale. A livello nazionale il MIUR decide quanti sono i posti di accesso, quanti studenti possono accedere quindi ai diversi concorsi da Ateneo, e diciamo dall'anno scorso abbiamo sperimentato la prima volta in Italia il concorsone unico, nel senso che uno studente che voleva studiare medicina non provava il test in 2 o 3 Atenei diversi, ma si faceva tutto lo stesso giorno selezionandoci e mettendo in ordine l'Ateneo di preferenza. Per questo diciamo si è avuto una gestione del numero chiuso
in questo modo, quindi un numero programmato nazionale, gli studenti hanno partecipato al test mettendo le preferenze sulle sedi, però in realtà poi ci siamo trovati con alcuni studenti del nord che sono andati a studiare la medicina a Palermo o a Bari, eccetera, e studenti del sud che invece sono stati al nord a studiare medicina, no? Quindi questo è un tipo di numero chiuso. Il secondo tipo di numero chiuso è quello deciso a livello locale, cioè tanti atenei ormai, noi lo diciamo da inizio anno come link, il 58% dei corsi di laurea in Italia è a numero chiuso, nel senso che, per citare il caso della facoltà dove studio io, ingegneria, su ingegneria in, sia a Bari che a Lecce negli ultimi 2 anni è stato inserito il numero chiuso, e perciò un numero chiuso che non era dettato da esigenze di mantenere il numero degli ingegneri o dei laureati in ingegneria diciamo sopra o sotto una determinata soglia, ma era determinata dalla impossibilità da parte dei dipartimenti, dei consigli didattici di poter di avere un numero adeguato di docenti per tenere aperto quel corso per diciamo 300 o 400 studenti. In termini pratici, a ingegneria, se ingegneria industriale di Lecce prima si iscrivevano 250 studenti, adesso si possono iscrivere 150 perché l'Ateneo non aveva abbastanza docenti garanti per garantire anche quei 100 studenti in più che si iscrivevano. Quindi è stato un numero chiuso dettato anche qui dalla necessità delle università di dover tagliare, comprimere i costi, dover far fronte a una riduzione del personale in organico. Per questo motivo abbiamo un tipo di numero chiuso nazionale che in teoria segue una programmazione nazionale, anche se anche qui su medicina quest'anno per fortuna si sono levati i primi scudi anche non studenteschi, ma da parte di altri rappresentanti, stessi medici, stessi ordini dei medici si sono espressi in tal senso, che dicono noi abbiamo una carenza di medici, se il MIUR non alza il numero di studenti che si possono iscrivere in medicina, noi tra 10 anni resteremo senza medici. Ma è anche qui un problema di spesa pubblica e di come si intende la formazione, nel senso che in Italia sul discorso della sanità spesso in questi anni si è detto abbiamo un numero di medici superiore a quanti ne abbiamo bisogno, perché diciamo sulle medie e sulle mediane europee avevamo un numero di medici superiore alla media europea e per questo dobbiamo ridurre i posti o mantenere comunque quel numero di posti fissi in modo che man mano i pensionamenti superano gli ingressi e quindi il numero di medici si riduce. Però è evidente che abbiamo invece tanti ospedali in sottorganico e che comunque anche sul sistema sanitario è una discussione che bisogna rifare, capire come si deve innovare anche un discorso di formazione sanitaria che spesso è limitata proprio perché gli ospedali sono stracolmi, non si riescono a fare i tirocini, non si riesce a fare lezione applicata negli ospedali e quindi ci sono questi problemi qui. Però di fatto, ecco, per concludere questo punto, abbiamo due tipi di numero chiuso, uno che segue una politica nazionale che comunque noi non condividiamo, e uno a livello locale che ormai rappresenta il 58% dei numeri chiusi in Italia, che viene definito agli Atenei solo per, diciamo, non per ridurre la spesa degli Atenei e per far fronte al sottorganico presente nei diversi corsi di laurea. Ecco, parlando della, mi parlavi della mediana, no? Mediana gaussiana, credo, no? Ecco, questo è un discorso che hai fatto riferimento ad una situazione europea, ma ricordo anche agli ascoltatori che dovrebbe essere consentito, credo che sia stato da poco approvato, un libero transito dei pazienti all'interno dei paesi della comunità europea con libertà di scelta degli ospedali e dei luoghi in cui curarsi. Questo forse andrebbe bene col discorso della media e della mediana a cui facevi riferimento tu per quanto riguarda la distribuzione del numero dei medici, è giusto? Sì, nel senso che il discorso sulla medicina è che paradossalmente come Italia da quel punto di vista, cioè sul numero di medici rispetto al cittadino, avevamo una buona media, se non sbaglio era 4,3 medici per ogni 1000 abitanti, era una statistica di questo tipo, mentre Francia e Germania stavano al 4,1, al 4, al 3,9. E di fatto si è deciso di ridurre il numero dei medici perché si è detto in Europa siamo sopra gli altri, sopra Germania, sopra il Regno Unito e per questo dobbiamo ridurre i medici perché tanto se loro hanno bisogno di meno medici rispetto a noi anche noi dobbiamo ridurli. Però è evidente che
non, questo ragionamento non può stare in piedi e soprattutto abbiamo una condizione per cui i medici verranno davvero a mancare tra 10 anni. Noi abbiamo scritto a inizio anno, a settembre, un dossier su questo tema qui, infatti dicendo con lo slogan "il numero chiuso non è salutare", proprio perché continuando su questa strada del numero chiuso a medicina avremo meno medici di quanti invece sarà il fabbisogno italiano tra 10 anni, e questi non sono calcoli che ci siamo inventati, ma sono dati che abbiamo ritrovato in ricerche che sono state fatte sul tema e che purtroppo non siamo stati ascoltati. Preciso anche che nel primo decreto di istituzione dei posti per medicina e chirurgia, il MIUR quest'anno aveva previsto un'ulteriore riduzione, se non sbaglio, di tra le 2.000 e 2.500 unità, per fortuna integrate dopo anche la nostra mobilitazione che abbiamo portato avanti il 7 marzo, e il MIUR ha corretto il tiro e ha reintegrato almeno quei posti di medicina che erano stati tolti, ma comunque riteniamo che i posti di medicina sia basso e che bisogna aumentarlo, ma in generale noi diciamo che il numero chiuso deve essere tolto con una selezione in corso dello studente, non una selezione a monte. Carlo, più volte hai citato il MIUR. Vuoi dirci cos'è? Vuoi spiegarci cos'è? Sì, vabbè, il MIUR è il Ministero dell'Istruzione, Università e la Ricerca, quella che è fino al governo Prodi del 2006 veniva chiamata Ministero della Pubblica Istruzione, poi è stato cancellato il termine pubblico anche dall'istituzione del Ministero, e questo ci fa capire qual è la lunghezza d'onda degli ultimi anni, no? Nel senso che la parola pubblico tolta da un ministero come quello dell'università, della ricerca e della scuola vuol dire che è un segnale politico. Scusatemi questa premessa perché ci tenevo a farla. E il MIUR di fatto è il ministero che negli ultimi anni è stato commissariato da tanti rettori. Non è un caso che dopo la Gelmini noi abbiamo avuto come ministri solo esclusivamente rettori, cioè abbiamo avuto il ministro Profumo, che era l'ex rettore del Politecnico di Torino, il ministro Carrozza, che era l'ex rettore del Sant'Anna di Pisa, il ministro Giannini e l'ex rettore della Scuola di Stranieri di Perugia, tra l'altro tutti e tre rettori di università che non sono, tra virgolette, generaliste, cioè che hanno tutti i corsi di laurea, ma che sono comunque molto specifiche, no? Perché il Politecnico di Torino è orientato su ingegneria e architettura, la Sant'Anna è un percorso d'eccellenza, e anche la Scuola di Stranieri di Pisa di Perugia è un altro percorso. Per questo abbiamo un ministero che negli ultimi anni sta adottando delle politiche ministeriali e sta condividendo le politiche ministeriali dettate dai diversi governi e dall'Europa, che vanno nella direzione di riduzione della spesa pubblica, mettendo a capo appunto dei rettori, perché in questo momento siamo nella politica dell'immagine, quindi era necessario mettere delle persone tra virgolette competenti, ma che in realtà poi, tranne la Carrozza, che qualcosina diciamo l'ha fatta, Profumo si è dimostrato anche un incapace a questo punto di vista come ministro. Ci ricordiamo per esempio quando provò ad abolire il valore legale del titolo di studi, cosa che non gli riuscì, perché comunque ci fu una mobilitazione anche lì molto forte da parte dell'Accademia, non solo studenti ma anche ricercatori e persone del campo amministrativo. E la Giannini è su questa lunghezza d'onda. Le dichiarazioni iniziali da Giannini non promettono nulla di buono, proprio perché lei ha come linea politica, venendo anche da un partito come quello di Scelta Civica, quindi da una determinata anche area politica, concepisce per esempio il diritto allo studio non come forma di assistenza, come forma di welfare, come forma di come un diritto vero e proprio che viene esercitato dallo studente, perché in Costituzione l'articolo 33-34 è sancito il diritto allo studio come diritto costituzionale, ma intende il diritto allo studio nella forma del presidio d'onore, della garanzia che il pubblico deve mettere nei confronti dei privati per permettere di avere i soldi degli studenti. Quindi diciamo il MIUR rappresenta in questo momento tante cose, dovrebbe rappresentare il Ministero dell'Istruzione, ma purtroppo in questo momento, in questi ultimi anni, sta rappresentando più i voleri di alcuni rettori e di alcune università.
Ti facevo questa domanda, Carlo, perché sai, alle volte gli acronimi possono essere poco chiari. Magari MIUR può suonare come qualcosa di strano, invece stiamo parlando proprio del Ministero, che tra l'altro pare abbia effettuato dei tagli abbastanza pesanti anche sulle borse di specializzazione. Sono scese dai 3.300 su oltre 7.000 laureati l'anno. Questo che ripercussioni ha sull'università oggi? Beh, sulle specializzazioni diciamo, riprendiamo un po' il discorso di medicina che facevamo prima, nel senso che la riduzione dei posti delle specializzazioni è il tappo finale, cioè il tappo al cono di bottiglia, nel senso che non solo il MIUR, diciamo, il Ministero, ha deciso di ridurre i posti di accesso alla laurea di medicina, ma ha ridotto anche i posti per potersi specializzare in, diciamo, per un medico, no? Cioè, noi sappiamo bene che un medico, cioè, quando si laurea, uno se non fa la specializzazione non può fare tante cose nell'ospedale, non rimane medico di base, ma non può esercitare, non si può specializzare in nulla. Quindi ridurre il numero di specializzandi va comunque nella direzione di ridurre i medici in Italia. Come dicevo prima, è il tappo al cono della bottiglia, nel senso, non solo pochi studenti accedono a medicina, altrettanti si laureano, ma una volta laureati, per potersi specializzare devono essere ammessi, diciamo, a queste specializzazioni. Le borse di specializzazione però di fatto vengono ridotte, sono state ridotte negli ultimi anni anche qui dal governo, perché meno specializzati si hanno in Italia, meno gente ci sarà ad assumere con gli ospedali. Cioè, il discorso è sempre quello. Insomma, sembra che si stia configurando un'università pubblica privata. Certo. Il progetto finale è proprio questo, il progetto finale è arrivare a un sistema, diciamo, tra virgolette, americano, no? No, io mi dico americano nel senso che hai delle università cosiddette di serie A, cosiddette le research university, cioè quelle università dove rimarranno in piedi i corsi di laurea triennale, ci saranno dei corsi di laurea magistrale, diciamo, di alta qualità, e diciamo dei dottorati, dei piani di ricerca di qualità, e invece delle università serie B, cosiddette teaching university, in cui saranno le università in cui si farà solo lezione, verrà erogata solo la didattica. Ma è evidente che se scolleghiamo la ricerca dalla didattica, noi avremo un abbassamento della qualità della didattica globale. Per questo il piano unico, ultimo, è proprio quello di avere due tipi di università: università di l'università di serie B, e dico chiaramente che negli ultimi anni questa divisione la si sta capendo molto bene, nel senso che l'università di serie B probabilmente saranno tanti degli atenei del sud, e le università di serie A saranno quelle poche, diciamo, saranno le poche università del nord che in questo momento hanno la possibilità di drenare risorse nel settore privato e quindi avere intercettare maggiori finanziamenti privati, e quindi gli sarà permesso di andare avanti e quindi sulla linea della ricerca, ma con una ricerca che sarà sempre più indirizzata al privato e poco finanziata dal pubblico, perché tutto questo quadro qui dovete anche considerare che il MIUR, il Ministero, ha anche tagliato i fondi per la ricerca, per i bandi PRIN, per i bandi che solitamente avevamo fatti per i giovani ricercatori, e che quindi invece erano risorse date proprio a chi non era strutturato all'università, ma anche a chi era strutturato all'università, per permettere di fare ricerca. E quindi avremo sempre una ricerca più privata, e di conseguenza anche gli atenei più privati. E questo è lo schema a cui si vuole arrivare. Non a caso sono stati ridotti anche i corsi di dottorato, sono state messe regole più stringenti per i corsi di dottorato, proprio perché l'intenzione è questa qui, diciamo, utilizzare la scusa del merito, della selezione, della valutazione, per arrivare a pochi atenei di serie A, tanti atenei di serie B, per cui uno studente si potrà fare, diciamo, una triennale a Lecce, potrà fare una triennale a Foggia, ma dovrà andare a fare una laurea, a conseguire la laurea magistrale o diciamo, a concorrere per vincere una borsa di dottorato presso gli atenei serie A. Li avranno e avranno delle magistrali di qualità.
Infatti torniamo alla domanda, Carlo, alla domanda iniziale. C'è un laureato del Sud e noi ci ritroviamo qui da queste parti del Sud, non solo un Sud d'Italia, ma anche un Sud d'Europa. Il laureato del Sud avrà le stesse capacità, la stessa professionalità, la stessa preparazione, fra non molto, di un laureato del Nord? È un dubbio che ci dobbiamo porre. Diciamo, la preparazione, io ritengo, diciamo, lo dico come considerazione personale, ritengo che la preparazione di uno studente dipende molto dai docenti che uno ha di fronte, nel senso che ci saranno, ci continueranno a essere dei corsi di laurea che storicamente si sono strutturati su dei filoni di ricerca importanti, penso per esempio archeologia di Lecce, che è un'eccellenza in tutta Italia, potrà rimanere un'eccellenza in tutta Italia se riuscirà a intercettare maggiori fondi privati. E quindi quei docenti saranno incentivati a rimanere a Lecce a fare ricerca, perché diciamo in quel settore sarà un polo di qualità. Però contemporaneamente, quindi penso a, cito economia di Lecce, perché è stata la facoltà che nei parametri ANPUR, della valutazione dell'ANPUR, è risultata la più bassa. Economia di Lecce sicuramente manterrà una qualità inferiore rispetto a un'economia, una laurea in economia della Sapienza o una laurea in economia di Milano, e che quindi non sarà mai né un'eccellenza, ma sarà solamente un corso di laurea in cui lo studente arriva, fa i suoi esami, fa la sua didattica per laurearsi e poi specializzarsi via fuori. Quindi diciamo ci sarà, secondo me, una situazione mista, diciamo, non dobbiamo essere troppo schietti, non ci sarà solo tutto il meglio al nord e tutto il peggio al sud, ci sarà qualcosa che al sud resterà, alcuni corsi di laurea che al sud hanno una forza, hanno un'importanza, hanno una storia, che potranno rimanere, saranno punti di eccellenza, però diciamo la grande parte, la maggior parte dei corsi di qualità si troverà comunque solo negli atenei di serie A, quindi negli atenei presumibilmente quelli del nord. Però anche qui, aggiungo una cosa, stavo dimenticando, dicevo all'inizio, dipende dai docenti, perché il problema è anche di attrazione dei docenti. Sono docente, se arriva una situazione in cui si sa chiaramente quali sono le università di serie A e quali le università di serie B, certo i docenti migliori saranno incentivati ad andare all'università di serie A, e quindi ci sarà una bassa qualità didattica, perché i docenti migliori andranno via o cercheranno di andare in quegli atenei che loro reputeranno migliori. Ma Carlo, desidero farti questa domanda, ma tu ritieni ci sia un collegamento reale tra il mondo universitario e il mondo del lavoro, nel senso l'università o comunque l'istruzione che viene impartita riesce poi ad avere un fondamento nella realtà? Perché alle volte abbiamo la sensazione che la preparazione scolastica universitaria sia puramente teorica o quantomeno lacunosa, perché non riesce poi a collocare l'allora studente, oggi lavoratore, in modo, non voglio dire definitivo da subito, viste le notizie scoraggianti che arrivano dal mondo del lavoro, pare che la percentuale dei disoccupati sia la peggiore dal 1977, cioè da quando si è iniziato appunto a fare monitoraggio di questo genere. Ma l'università o comunque il sistema dell'istruzione italiana, secondo te, fornisce una preparazione tale per cui un ragazzo, un giovane, possa poi affacciarsi al mondo del lavoro con sicurezza? Anche qui il discorso sul rapporto università e mondo del lavoro è molto complesso, nel senso che c'è poco collegamento, tante volte c'è poco collegamento tra università e mondo del lavoro. Abbiamo tanti career service dell'università o sportelli di job placement che non funzionano, che non riescono a drenare offerte, che non riescono a drenare risorse per gli studenti dell'università. E abbiamo un problema di fondo, secondo me, che è quello che l'università e in generale il sapere e quindi anche il conseguimento di una laurea all'università viene visto ormai anche dagli studenti stessi in maniera solo strumentale a trovare un posto di lavoro. Cioè si è svuotato di senso, diciamo, la laurea in sé per sé, nel senso che
viene concepita solo appunto come il pezzo di carta, il punto d'arrivo, ed è quello che ha permesso anche, come dicevo prima, a Profumo di dire vabbè, vogliamolo questo valore legale, tanto non serve a niente, si va con l'autoregolamentazione dell'università. Invece no, perché il valore dello studio, il valore di conseguire una laurea è anche quella non solo di avere il pezzo di carta finale per poi provare ad avere lavoro, ma significa appassionarsi a quello che si studia, significa approfondire quello che si studia e capire nel corso dei 3 anni, dei 5 anni, cosa si vuole fare davvero da grandi, ma soprattutto sapersi anche inventare qualcosa di nuovo da fare. Ormai cioè, l'occupazione possa essere rilanciata solo tramite l'intervento pubblico, in questo momento è assolutamente fuori da ogni schema, nel senso che il pubblico in questo momento sta mirando solamente a tagliare, come dicevo prima, la spesa in tutti i settori, dalla sanità all'università, ma in generale al pubblico impiego. E sul settore privato noi ci troviamo con una situazione per cui abbiamo un tessuto industriale del nostro paese che è, come sappiamo bene, al 90-95% fatto per PMI, cioè piccole e medie imprese, che quindi hanno anche degli standard di lavoro spesso ancora molto bassi, nel senso che tante piccole e medie imprese italiane non capiscono che avere il laureato all'interno dell'impresa non è solo una spesa, no? Lo stipendio in più da pagare, ma un investimento per il miglioramento stesso dell'impresa. Se pensiamo per esempio al tanto Made in Italy che si vuole rilanciare, tante piccole e medie imprese italiane potrebbero rilanciarsi, potrebbero essere entrate proprio con il Made in Italy, no? Che si sta portando avanti in questi anni, in questi mesi soprattutto, anche in vista dell'Expo di Milano, però questo non viene fatto perché abbiamo un tessuto industriale di piccole e medie imprese che è poco propenso a rinnovarsi. Quel 5% invece di grandi imprese italiane, di grandi industrie italiane, di fatto accoglie i laureati, sì, però è molto più collegato, secondo me, col tessuto privato di università. Cioè pensiamo come alla fine LUIS, Cattolica, Bocconi in questo momento siano percepiti dagli studenti come gli unici canali per trovare un lavoro, proprio perché queste università private, essendo anche finanziate da una fetta del settore privato italiano, hanno una maggiore possibilità di introdurre i propri studenti nelle grandi industrie o comunque nelle imprese della filiera italiana. È chiaro che invece in Atenei, come quello di Lecce, dove l'università rappresenta la principale azienda del territorio, è chiaro che è molto più complesso fare questo discorso, perché non hai grandi imprese che assumono, hai tante piccole e medie imprese che non si rinnovano, ed è sempre più difficile quindi per l'università introdurre direttamente i propri laureati nel mondo del lavoro. Cioè, è un discorso molto complesso, però a dare un mio parere un po' più... Insomma, Carlo, Carlo, vieni fuori, insomma, in questo discorso ritorniamo al passato, quindi appena abbiamo iniziato, abbiamo parlato di indotto culturale. Tu giustamente stai facendo notare quanto sia importante avere anche un'attenzione nel programmare, quindi non soltanto per quello che riguarda il mondo imprenditoriale, ma anche quello universitario. A tale proposito, la laurea triennale, secondo te, e si è mostrato un buon investimento fino ad ora o no? Allora, su questo fronte come organizzazione, io personalmente la porto in piedi questa considerazione, riteniamo che il famoso processo di Bologna, in cui fu deciso a livello europeo di stabilire dei criteri unici europei per il conseguimento della laurea, quindi che ha portato in Italia al famoso 3+2, la riforma Berlinguer, lo riteniamo un fallimento come riforma della didattica italiana, nel senso che il DM 509, emanato nel 99 appunto dall'allora ministro Berlinguer, fu il decreto che andava a dividere le vecchie lauree quinquennali o quadriennali della triennale più la laurea specialistica, proprio perché veniva da 10 anni fa, ma tuttora è ancora in campo questo ragionamento, viene detto vabbè, noi dobbiamo riuscire a ridurre i tempi di studio, quindi a posto di avere una quinquennale quadriennale inseriamo la triennale, e permettere agli studenti che conseguono le triennali di inserirsi nel mondo del lavoro.
Questo di fatto è una falsità, è una bugia, qualcosa che non si è realizzato nella pratica, perché quasi nessun studente laureato può essersi laureato alla laurea triennale e decide di non proseguire la magistrale e di non laurearsi alla magistrale per iniziare a lavorare. Uno, perché dopo la laurea triennale in questo momento non viene assunto quasi da nessuno, e penso agli ordini professionali, un laureato in ingegneria triennale si può iscrivere all'albo junior degli ingegneri, però non può firmare progetti. Quindi che senso ha un ingegnere che non può firmare progetti, perché comunque ha bisogno della firma senior? Quindi è chiaro che il 3 più 2 al nostro modo di vedere ha portato un allungamento dei tempi, perché la riforma del 509 è stata fatta così male che ha prodotto centinaia di migliaia di studenti fuori corso che si sono iscritti nei primi anni 2000 e che tuttora le università stanno riassorbendo. E il decreto invece 270 del 2004 è il decreto di correzione rispetto a quello del 98 della didattica universitaria, va sì a rendere queste lauree più snelle, però di fatto anche con il 270 stiamo realizzando in questi anni che c'è la fine dei primi cicli didattici, che comunque la 270 anche produce un sacco di fuoricorso, produce tanta gente che finisce oltre quei 3 anni, perché di fatto aver compattato tanti programmi, i vecchi programmi si facevano in 5 anni, compattarli in 3 anni ha generato tanti studenti che non si sono riusciti a laureare e sono ai fuoricorso. Quindi il 3 più 2, per come la pensiamo, è stato un completo fallimento italiano ma anche europeo, e in Italia poi in particolare non si è mai adeguati a questa riforma, le imprese, la pubblica amministrazione non si è adeguata e di fatto il tessuto, il mercato del lavoro non assume gli studenti laureati triennali, ma neanche quelli magistrali ormai dopo questi anni di crisi, però anche prima della crisi i laureati triennali non venivano assunti. Carlo, che dirti? Grazie per questo excursus che ci hai offerto sul mondo dell'università. Sei a che anno di ingegneria? Io sono al quinto anno di ingegneria. E quindi sei un laureando? Sì, sto per chiudere i miei studi di ingegneria. Purtroppo mi sono arretrato con tutti gli impegni universitari di consiglio di amministrazione, però andiamo avanti comunque sia. E allora ti auguriamo da buon ingegnere di costruire un ottimo futuro. Grazie, vi ringrazio. Grazie. Ciao Carlo, grazie della tua presenza. Ci sentiremo presto. Ciao. Va bene, arrivederci. Ciao. Insomma, Rosario, che quadro, Massimo. Rosario. Pronto? Pronto, eccoci. Sono qua. Io no, sono tu sempre. Tu ci sei, Rosario. Massimo, non so che fine ha fatto, vediamo. Ero lì che ascoltavo, perché in effetti hanno ragione. Ha ragione a fare un discorso dei 3 e dei 2 anni, 3 anni e 2 anni, perché vedo che alla fine tutti quanti, quando fanno prendono i 3 anni, poi non combinano nulla e quindi sono costretti poi a iscriversi e farsi i 2 anni. Tanto vale che fanno tutti i 5 anni subito, no? Difatti. Facevo l'esempio dell'ingegnere junior, ingegnere senior, insomma. Ti fai i 3 anni, però non puoi firmare i progetti, insomma, allora che ingegnere sei se non puoi firmare i progetti? Un ingegnere, cioè, proprio, cioè, la parte più importante, finale, che è quella che deve dichiarare, insomma, non si può fare. Allora cosa fai? Sei costretto ad andare da un altro ingegnere che è senior, pagarlo, perché ovviamente non è che ti firma un progetto gratuitamente, eccetera, per non farti poi i 5 anni? Ma a me sembra tutta una fesseria questa della scuola italiana, stanno combinando un disastro enorme. Si parlava del numero chiuso e delle modalità di accesso, che purtroppo si è risolto come sempre in una forma clientelare per far entrare i ragazzi non solo all'università ma anche poi nelle scuole di specializzazione, perché come al solito qui il merito va a farsi friggere. Sì, non è proprio, secondo me. Non voglio dire una parolaccia, ma insomma, ma alla fine, insomma, del coordinamento universitario, ricordiamo, coordinamento universitario Link, è possibile rintracciarli anche su internet, naturalmente, sono molto attenti, molto attivi.
È un'associazione studentesca che è molto ben organizzata, che tiene il fiato sul collo ai baroni dell'università, e questo ci piace molto, perché la cultura è sempre, da sempre, strumento di libertà, e nel momento in cui ci sono opposizioni a che tu possa accedere alla conoscenza e alla cultura, non solo ti privano del diritto fondamentale dello studio, ma ti privano anche e soprattutto del diritto fondamentale alla libertà. Certo. E questo di sicuro noi non lo vogliamo. Ma io adesso vorrei sapere, la redazione di pianetaoggitv.net ha delle news? A Venezia sono le 19:21, abbiamo sì delle notizie, ci sono degli aggiornamenti e ve le posso dare quando volete. Ah, ma io voglio l'aggiornamento più importante. Allora, qua c'è l'imbarazzo della scelta, perché vedi, è ritornata quella notizia dell'altra volta. No, Massimo, aspetta, c'è un aggiornamento ancora più importante. Dimmelo tu allora, sei sempre in Italia? Sì, siamo in Italia, molto vicino a Venezia. Molto vicino a Venezia. Esatto. Sei vicino al confino? Se andiamo avanti in questo passo, mi sa che saremmo vicini. Non lo so, qui trasmettiamo dalla capitale adesso ormai del Veneto. C'era tanto di carro armato, ora io non vorrei, però insomma c'era il mezzo blindato, sì, ma voglio dire, abbiamo visto abbiamo visto la fine nel 97, appunto, che è stata soffocata subito quella cosa lì, ma era ovvio, cioè, come una formica si mette di fronte a un carro armato, cioè cosa può fare, cosa si può fare con queste dimostrazioni così, quindi non so cosa pensavano di fare, mi domando io, posso capire il malcontento, tutte queste cose qui che c'è in Italia, ma non certo questi sono i modi per dimostrare che appunto c'è il malcontento sostanzialmente. Non, cioè, sì, c'era già il mezzo, quel trattore adibito poi a carro armato, pronto con la bocca di fuoco che faceva fiamme da dire. Sentivo per radio oggi, su una radio nazionale, che avevano anche fatto delle prove, insomma, da qualche parte. Infatti, questa è la cosa preoccupante, in effetti. Certo. È giusto la protesta, per carità, anche noi a modo nostro tentiamo di chiedere la legalità. Ecco, però bisogna che la protesta sia comunque sempre costruttiva, deve essere propositiva, ma non distruttiva come invece accade, perché in quel caso di sicuro non è più protesta, ma è soltanto, come dire, una gestione apparentemente di opposizione, ma in realtà è proprio la maggioranza che la sostiene. Non so se è stato chiaro il discorso. Ma non solo, abbiamo da ricordare, da onorare un sacco di gente che ci ha rimesso la vita per raggiungere l'unità d'Italia, I nostri nonni, non solo quelli, ma anche i nostri padri, ci hanno rimesso non solo la vita ma anche altro, per cui credo che questa unità vada difesa, insomma. Ma certamente, ecco, concordo con Ugo Lombardi in pieno al 100%. Non c'è niente da dire. Innanzitutto vorrei dire anche a Antonella che sono d'accordo altresì con lei nel fatto che con la violenza, e questo lo dico anche ai nostri radioascoltatori, a tutti, cioè la violenza non si va da nessuna parte, la violenza chiama violenza, e quindi, ma per quanto riguarda i confini, guarda, io vedrei addirittura un mondo senza confini, nel senso che non una globalizzazione come adesso che lascia il tempo che trova, anzi. E semmai, ecco, allora un governo centrale che regola tutto il pianeta, quindi non ci deve essere più, chiariamo bene questa cosa qua e sottolineiamo, non ci deve essere più un sud del mondo che è riservato alla discarica, alla gente che muore di fame, allo sfruttamento, che viene predato continuamente, e al nord solamente pochi stati stanno bene, anzi strabene, diciamo qui. Ci deve essere tutto equalizzato, quindi ci vuole un po' come era anni fa, non so se vi ricordate, negli impianti stereo c'era l'equalizzatore, no? Ecco, ci vuole un equalizzatore, che tutto deve essere equalizzato, cioè tutti devono avere il suo per vivere, ok? E né più e né meno. Questo dovrebbe, non è utopia, deve essere proprio così. Massimo, scusami, vorrei ricordare agli ascoltatori anche che i nostri confini, i confini del nord naturalmente, sono stati difesi, scusami se ritorno sull'argomento, ma è bene anche precisarlo,
da tante vite umane di gente del sud che ci ha rimesso la pelle per difendere questi confini, eh? Ah certo, ma qualcuno qui nel nord-est, qualche nordestiano si dimentica queste cose qua, inizia a dire ma dal poi in giù basta, non c'è più nessuno, da Perugia in giù è estero, cioè questi discorsi che hanno veramente dell'incredibile. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? E tutti questi discorsi, sì, sono d'accordissimo con voi, insomma, con te Ugo e con Massimo, però c'è una cosa che mi preoccupa di questo movimento, perché gli stessi personaggi che fecero, che okay, nel 97 sono ricomparsi qua, ma la cosa che mi preoccupa è che secondo da quando ho letto questi personaggi strani, che li chiamo personaggi strani, avevano dei contatti con la criminalità albanese, dalle sì. quali hanno acquistato delle armi leggere, insomma non stiamo scherzando su queste cose, è inutile sì. che poi quell'essere non so come definirlo, di Buonanno, onorevole della Lega Nord, che dice insomma che fa passare che il carro che hanno fatto è una cosa che può andare a una carnevalata, insomma, di quello che ha detto, perché rendiamoci conto che questo carro qui poteva portare anche un cannoncino da 12 mm. Cioè, e nell'intenzione di questo gruppo qua era di fare del male. Questa è l'altra parte più che mi ha scioccato. Rosario, scusami Rosario, anche perché Roma ladrona, come dicono loro anche, non si ferma col carro armato, si ferma con iniziative politiche che non c'entrano niente col carro armato. Sì, ma questi qua... Devono dimostrare anche loro di non essere ladroni, eh? Ma, e quindi io adesso a questo punto vorrei sapere sta cassa padana, che sapete che l'autofinanziamento di questi qua è passato, hanno raccolto fondi, sono arrivati a 100.000 euro, c'è anche grazie a delle singole elargizioni, e hanno aperto addirittura la Cassa Padana un conto dedicato proprio alla raccolta dei fondi. Spero che andranno a fondo di tutta questa cosa qua. Non ci dimentichiamo dei movimenti separatisti altoatesini che mettevano le bombe sotto i tralicci, no? Se vi ricordate bene. Sì. Sì. Siamo già passati per questo, ogni tanto si sveglia uno stupido di turno. Però io ritorno anche su un altro aspetto che non tutti, cioè, lo capiscono proprio a fondo, no? Dietro a questi personaggi, no? Perché io ho addirittura l'elenco di 24 secessionisti arrestati, insomma tutto nome e cognome, quando sono nati. Ma dietro questi personaggi ci sono dei personaggi strani che, come dicevo un'altra volta che ne abbiamo parlato in trasmissione, che non è che sono operai o pensionati, insomma sono imprenditori, addirittura uno che ha diversi alberghi, e ce n'ha anche uno a Caserta, insomma, di alberghi, questo personaggio, cioè non è che io parto sempre da quel presupposto ma dietro questo movimento, cioè, addirittura ci sono anche i movimenti meridionali, forse, perché si parla di un Napolitano, una cosa del genere, un movimento separatista. Tu pensa che, per esempio, ci sono per la famiglia di uno di questi, che adesso non mi ricordo il nome, c'è la famiglia all'Hotel Cavalieri nel centro di Milano. Ha un Hotel Cavalieri in Piazza Vanvitelli a Caserta, e addirittura è presente nella sanità con la clinica San Carlo, c'è una struttura ospedaliera di Paderno Dugnano, e poi c'è una residenza per anziani Emilio Bernardelli, sempre della stessa cittadina milanese, cioè non è un poveraccio, capite? E questi personaggi sono sempre questi. Allora partiamo dal presupposto: contatto con albanesi, con delinquenza albanese per procurarsi le armi. I soldi se li procurano, perché secondo me dietro non ci sono solo questi 24 o 55, insomma, chi ne vogliamo mettere. Secondo me dietro c'è qualcos'altro, perché questa gente qui basta che racimino un po' di soldi e poi fa le stronzate che fa, scusatemi il termine, perché ci vuole, insomma. Perché oggi ci siamo accorti di questo. Però domani mattina possono cambiare idea, anche se in questo momento sembra che la loro decisione era quella di non mettere le bombe sotto i tralicci. Sai perché? Perché se no andavano a infastidire la persona che doveva vedere la partita di calcio. Loro non volevano inimicarsi la popolazione. No, veramente.
Sì. Non stentiamo a crederlo, ma Giampiero Borghini, per esempio, che era in quota nei pensionati, nel 92 passò alla Lega Nord, 2 anni dopo con il Caroccio è stato eletto in Parlamento, poi è entrato in Consiglio Comunale come capogruppo del partito di Bossi, nel 2000 è stato candidato eletto in Consiglio Regionale. Poi l'idillio con la Lega, se idillio, insomma, che è durato pochissimo, perché nel 2001 lasciò il partito per riprendere il sogno originario dell'autonomia, e nel 2004 si era candidato a presidente della provincia ottenendo meno del 2% dei voti. Insomma, gente che viene così. Dietro c'è Unione Padana, No Euro, sono tutti i movimenti, non c'è un solo movimento, ci sono diversi nomi di movimenti dietro. Capite? E allora, insomma, io sinceramente sì, non c'è solo la Liga Veneta, quindi non parliamo, qua parliamo di movimenti lombardi, e ti ripeto, ci sono anche i separatisti sardi, c'è un po' di tutto. Io spero che i giudici, insomma, vadano a fondo di questa questione, perché non mi piacerebbe che passasse sempre come l'altra volta nel 97, come la carnevalata, capito, insomma, che e poi finì tutto lì, e dico andiamo a fondo, eccetera, perché per me questa cosa qui è delinquenza, non c'entra niente con i popoli, è semplicemente delinquenza e basta, io la tratterei così. Massimo, vuoi darci le ultime news? Sì, quindi mi avete praticamente introdotto proprio con le notizie. Concordo con Rosario Moreno, in effetti ci sono questi collegamenti, come ho sentito anche oggi, che ne hanno parlato le varie testate radiofoniche, che praticamente sono questi collegamenti con le mafie albanesi, ecco, quindi questo non è per niente carino, assolutamente no. E dunque c'è anche da dire che poi, insomma, ad esempio la Lega, che è molto simpatizzante a questi personaggi, ha avuto il modo di andare a governare. Guardate adesso i risultati, ecco, non diamo colpa, ma sono stati quelli della sinistra, ma no, anche voi avete fatto governo e lo avete fatto male. E infatti qui, ecco, a conferma c'è questa notizia. Dunque Salvini dice: cancellano il reato di clandestinità, liberano migliaia di delinquenti con lo svuota carceri e arrestano chi vuole l'indipendenza. Lo scrive su Facebook addirittura il segretario della Lega Nord Salvini a proposito degli arresti nell'ambito dei secessionisti veneti. Ecco, notizia che ho trovato, giravo la rete, ho trovato qui sul televideo invece questa notizia qui. Poi prosegue, dice: siamo alla follia, se lo Stato pensa di fare paura a qualcuno sbaglia, aggiunge Salvini annunciando una manifestazione della Lega a Verona per domenica alle 18 contro appunto gli arrestati. Quindi questa notizia la dice lunga. Allora mi viene da dire: voi che avete fatto governo, quali sono i frutti? Sì, eccoli qua i frutti. Acerbi. 19.33, c'è un aggiornamento per quanto riguarda i terremoti, questa volta in Italia, e qui sarebbe da chiamare, perché lei è interessata, la nostra Francesca. Collega, la nostra brava Antonella, proprio la nostra collega Francesca di Radio Gubbio. In effetti dunque ci sono state due scosse, nessun danno alle strutture, l'esito di alcune verifiche svolte dai vigili del fuoco dopo appunto queste due scosse di magnitudo di 3.1 registrate nella notte, precisamente alle 0.53 e alle 4.10 nella zona dei Monti Martani tra le province di Perugia e Terni. Le scosse avvertite dalla popolazione hanno provocato paura tra gli abitanti. Questo dunque per quanto riguarda i terremoti. Poi cambiamo argomento, vi do un batter d'occhio a tutte le ultime news. Dunque ci spostiamo a Sant'Elpidio a Mare, siamo in provincia di Fermo, che il 4 aprile alle ore 21.15 il teatro Cicconi ospita in anteprima la presentazione del libro edito dalla Rizzoli, La mafia non lascia tempo, firmato da Anna Vinci, ricordo, giornalista e scrittrice. L'autrice indaga la vita dello storico braccio destro di Torino, Rina Gaspare Mutolo. Mi dissocio formalmente dall'organizzazione Cosa Nostra, dice Mutolo. Da quel momento la svolta per Mutolo, che troverà
un riscatto personale tramite l'arte e la pittura. Il Cicconi farà infatti da teatro alla mostra pittorica del collaboratore di giustizia. L'evento è organizzato dal comune di Sant'Elpidio a Mare, assessorato alle politiche giovanili, e dalla redazione Elpidiense Antimafia 2000. Ricordo anche il sito internet di questa importante testata giornalistica online, allnews.antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere, con poi il patrocinio della provincia di Fermo e la partecipazione del tavolo della legalità e di Laboratorio 41, coinvolti anche gli istituti superiori di Fermo nel corso della mattinata in un incontro con l'autrice e con Salvatore Borsellino. Ci sarà appunto Salvatore Borsellino, ricordo che noi l'abbiamo intervistato diverse volte, ma l'abbiamo mandato in onda poi nel corso del settimanale Pinetologi Report e quindi anche in onda su Web Network. Abbiamo delle notizie adesso particolari, anzi prima c'è, vi do questa notizia che ci proviene dall'Australia, storico verdetto in Australia, dove l'alta corte ha conferito in via definitiva il riconoscimento legale alle persone che non si identificano all'anagrafe né come uomo e né come donna, consentendo la registrazione del sesso di una persona come non specifico. La decisione è conseguenza di un'azione legale avviata da un attivista di Sydney che si fa chiamare Norie, non usa il cognome e si identifica come neutro perché ha deciso di non avere un'identità sessuale. La Germania è l'altro paese, il primo in Europa, ad avere riconosciuto dal 1 novembre scorso il terzo genere. Questa sarà una notizia che farà anche un po', penso, motivo di oggetto di discussione, di riflessione, di approfondimento, eccetera. Ecco, sono le 19.37, se c'è il tempo, 30 secondi, vi do un aggiornamento, c'è una ultima news, ci proviene dalla Turchia. Dunque, la Corte Costituzionale turca ha ordinato la fine del blocco di Twitter, decisa due settimane fa dal governo del Premier Erdogan. Ecco, ricorderete sicuramente questo vergognoso fatto. È tutto dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV, qui da Venezia. Antonella e Ugo, a voi di nuovo la linea per le conclusioni. Grazie Massimo. A questo punto è doveroso ricordare che sabato 12 aprile ci sarà un'altra importante manifestazione a Roma, organizzata sempre dalle Agende Rosse, di cui fondatore è Salvatore Borsellino. E Salvatore Borsellino lo avremo ospite il prossimo mercoledì alle 18.30 qui su Radio Saiuz, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a seguirci, perché parlare con Salvatore è sempre... Fa crescere. Sì, sì, decisamente. E Salvatore è un uomo molto generoso e dona a tutti una parte, seppur dolorosa, ma privata della sua vita, e come sempre lui dice, non si fermerà sino a che non avrà scoperto la verità sulla morte, sull'uccisione del fratello, il magistrato Paolo Borsellino. Quindi sabato 12 aprile ci sarà un'importante manifestazione a Roma perché finalmente venga dato il dispositivo che impedisce, che neutralizza l'azione degli esplosivi a favore del magistrato Nino Di Matteo, oggetto delle gravissime minacce di morte da parte del capo dei capi di Salvatore Riina. Quindi noi salutiamo i nostri ascoltatori, diamo appuntamento al prossimo mercoledì alle 18.30. Ne parleremo mercoledì prossimo con Salvatore Borsellino. Un saluto a Rosario Moreno e grazie per la sua regia. Un saluto a Massimo Bonella dalla redazione di Venezia di Pianeta Oggi TV. Rimani in Italia, Massimo. Non scappare. Siamo in Italia. Prima ancora siamo nel pianeta Terra. Ecco, e cerchiamo di rimanere nel pianeta Terra. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. A mercoledì prossimo. Arrivederci. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, grazie Ugo, grazie Antonella, grazie Massimo e grazie a chi ci ha ascoltato. E da stanotte questa puntata verrà messa su YouTube e verrà ritrasmessa per tutti i giorni anche sulla Web TV. E aggiungo anch'io, da Pianeta Oggi TV verrà ripetuta anche nella home page.